Paolo Castorina, presidente dell'Associazione Piccoli Punti, voi oggi avete consegnato un assegno di 100 euro allo IOV per la ricerca sulla cura dell'elettrochemioterapia dei nei. Ecco, senta, Associazione Piccoli Punti, il nome dice tutto, chi siete e cosa fate? Certo, ci siamo nati nel 2006 con la unione di una decina di soci fondatori. E praticamente in questi 10 anni sfioriamo il 1 milione di euro che abbiamo dato a IOV. E praticamente siamo nati e abbiamo convissuto con lo IOV, perché è nato anche lo IOV nel 2006. Perciò ci siamo sempre messi insieme e abbiamo cercato di risolvere quelle piccole cose, come ad esempio gli ambulatori all'inizio erano disorganizzati, ci siamo intervenuti noi, perché poi anche lo IOV era ai suoi inizi e poi adesso ovviamente le cose importanti le fa lo IOV e noi cerchiamo di inserirci nelle sacche più piccole per cercare di aiutare. Ad esempio, ho detto che abbiamo fatto tutte le visite mediche, ad esempio ai dipendenti del comune, adesso con l'ASCOM andiamo nelle aziende e facciamo le visite con i medici e riusciamo a cercare di fare prevenzione. Abbiamo fatto anche con i ragazzini, perché andiamo nei centri estivi, sia comunali che privati, per proprio addomesticare gli accompagnatori, a mettere il cappellino, a mettere la crema, perché oggi come oggi le mamme curano i loro bambini, ai centri sociali invece volevamo dare questo input di curarli lo stesso. Adesso cerchiamo di farlo questo anche con i ragazzi dei 18-19 anni, che è un po' più difficile, perché sono gente che non pensa a queste cose. L'abbiamo fatto portando nelle scuole e divulgando quello che è il problema del melanoma nelle scuole, e poi l'abbiamo raccolto con dei filmati che i ragazzi hanno fatto e che divulgheremo anche su qualche televisione in futuro. Ecco.